difficoltà, per cui una decisione senz'altro da rispettare per una ginnasta che ha dato tantissimo alla ginnastica italiana e anche mondiale, visto che poi c'è anche un suo movimento che prende proprio il suo nome. Ha vinto una medaglia d'oro all'Olimpiade, una medaglia di bronzo, una d'argento al mondiale, oltre a una serie di innumerevoli podi internazionali. Le abbiamo citato soltanto i più importanti: un quarto posto all'Olimpiade di Pechino, quando forse aveva tutte le caratteristiche per poter andare sul podio. Ma adesso andiamo a vedere la trave con Thea Ugrin dell'Artistica 81. Attenzione, anche questa è una ginnasta giovanissima, Carmine, perché è del 98 di Trieste. Guardate, anche la corporatura lo rivela, ancora acerba, ma bella da vedere. Veramente interessante questa ginnasta, al di là di quel salto costale leggermente sbilanciato, ma poi dall'inizio dell'esercizio fino a quel punto nessun sbilanciamento. Anche questo salto laterale controlla molto bene ed è anche molto elegante, perché figura bene in questo attrezzo. Intanto c'è una piroetta con la gamba elevata a 90 gradi. Doppio avvitamento di finale.